Io, oltre a farvele ascoltare, vi porto anche chi, insomma, ne è l'autore. Quindi do il benvenuto. Ciao Sofì. Tornato. Grazie. Sono contentissimo di essere tornato. Sì, anche a noi fa davvero molto piacere riaverti qui. Ne parlavamo poi magari anche in fuori onda e ne parleremo ovviamente nel corso dell'intervista. Cavolo, sei cresciuto in tutti i sensi. Quindi adesso... Quando cresco. Esatto, quindi adesso ne andiamo a parlare. Allora, parliamo appunto dei tuoi nuovi progetti, no? È uscito proprio lunedì il tuo nuovo mixtape, si chiama Training Camp. Cos'è? Da dove lo prendiamo? Io lo so come si fa. Se per caso lo volete ascoltare, dopo ve lo dico. Però prima di tutto voglio sapere com'è nato, insomma, di cosa si tratta. Questo mixtape è nato dall'esigenza che avevo io di mettere un punto a tutto quello che avevo fatto, che ho fatto fino adesso. E il training camp nell'NBA è la parte che precede l'inizio della stagione, e quindi è la parte in cui ci si allena, in cui ci si mette sotto. E io volevo che il mixtape fosse questo per me, cioè un nuovo inizio, un nuovo modo per dire a me stesso innanzitutto e a, certo, e a tutti quanti possibilmente, che io sono questo e che il periodo di allenamento sta andando avanti e che sono pronto a cominciare la stagione. Certo, quindi insomma c'è anche un significato importante, ovviamente. Molto importante. Per te in primis. E poi un messaggio che comunque devo dire, personalmente secondo me arriva benissimo. Quindi anche per questo ti faccio assolutamente i complimenti prima di tutto. Grazie. Allora, parliamo appunto di come andarvi poi ad ascoltare il mixtape. Nel senso che noi adesso vi facciamo ascoltare qualche canzone, ma c'è la possibilità ovviamente di scaricarlo. Sì, si può scaricare dal mio sito. Dal certo. mio sito internet www.peligro-music.it, è scaricabile gratuitamente con la formula Pay with a Tweet. Quindi scaricate. Assolutamente. Poi insomma ci sono tanti modi anche per entrare in contatto con te. Io direi, magari ve li ricordo subito, poi dopo ve li riricordo nuovamente. Abbiamo appena citato il sito www.peligro-music.it. Trovate Peligro anche su Twitter, twitter.com/officialpeligro. La pagina Facebook è facebook.com/peligro.official. E poi c'è il canale di YouTube, che direi forse il più importante, sì, tra virgolette. youtube.com/peliger, col GH, bella, peligro alla milanese. Esatto, quindi insomma, tra l'altro ci stiamo guardando anche il video di Quando Cresco, che ci siamo appena ascoltate, magari dopo parliamo anche di quello. Invece tra pochissimo ci andiamo ad ascoltare un nuovo brano che si chiama Fin Qua, che in realtà ha preceduto nuovo ma non nuovo, esatto, ha preceduto l'uscita del mixtape. Insomma, lo dicevo anche prima, ne parlavamo in fuori onda, c'è tanta consapevolezza in più. Io ho detto c'è un po' più di quella roba, mettiamola così, in senso mi piace positivo. Un po' più di quella roba è la definizione più calzante che mi abbiano mai Perfetto, attribuito. Quindi scrivilo, mi raccomando. Sì, c'è tanta di quella roba. Certo. C'è un nuovo, appunto, una nuova consapevolezza e un nuovo punto di partenza anche. Beh, parlavamo di inizio, no? Del training camp, che è l'inizio di qualcosa di nuovo. E per quanto mi riguarda, la mia personale visione di un nuovo inizio di qualunque natura esso sia, è che non ci può essere un nuovo inizio, un nuovo percorso senza una consapevolezza. Okay. Innanzitutto una consapevolezza mia, una consapevolezza di quello che sono, una consapevolezza di dove voglio arrivare, certo, della direzione da prendere e della strada che va fatta, che è tanta, che è tantissima, ma siamo pronti. Certo, siamo insomma, pronti. Sei sulla buona strada, mettiamola così. Sulla buona strada, speriamo. Io mi sento pronto, poi vediamo. Che è già comunque un buon inizio, perché sì, insomma, se non credi prima di tutto tu. Noi ci andiamo ad ascoltare un altro dei tuoi brani, dicevamo appunto, si chiama Fin Qua, tra poco ci vediamo anche il video e poi andiamo avanti a chiacchierare. Certo. Rimanete con noi, questo è The Box. Dicevamo, ne parlavamo anche fuori onda, bella questa canzone, cioè il fatto che dipenda tutto da noi, che è un po' il concetto di cui parlavamo prima. Sì, no? È quindi il concetto della consapevolezza, esatto, che ritorna, ricorrente. Ci piace molto. Dicevo prima, ricordavo che in realtà appunto tu sei già stato qui nostro ospite fine 2013, erano appena usciti due tuoi album, sì, ne avevamo parlato, tra l'altro ve lo dico, l'intervista vecchia la trovate anche sul canale YouTube di Peligro. Esatto. È andata giusto appunto a rivedermela. Ecco, cos'è cambiato tra quei dischi e questo invece progetto nuovo? Ti dico la verità, sembra passato un secolo, non due anni, succedono un sacco di cose. Alla base c'è sempre la consapevolezza di cui parlavamo prima, no? Certo. Quindi
è cambiato che so probabilmente meglio dove voglio andare, cioè so quali sono i passi da, da compiere, i passi da fare per raggiungere il mio obiettivo, che è alla fine quello di tutti quelli che fanno musica, mi auguro, almeno spererei che fosse così, cioè far arrivare la propria musica a più persone possibili, fare in modo che più persone possibili possano immedesimarsi nelle, nelle emozioni che io provo quando, quando faccio musica. Quindi c'è questa nuova consapevolezza sul da farsi, è il modus operandi che è diventato un po' più chiaro rispetto a prima. Ok, quindi insomma parlavamo di crescita, non solo ovviamente all'anagrafe, nel senso che giustamente esatto, ma anche appunto artistica. Intanto ve lo dico, ci stiamo guardando anche il video di Fin Qua che ci siamo appena ascoltati. Devo dire, anche questo video ci piace. Meno male. Per dirla un po' alla Michael. C'è roba, per dirlo un po' alla Sofia. Ecco, esatto. Parliamo invece del basket, nel senso che l'abbiamo detto prima, no? Training Camp è una parte del, fa parte, ha a che fare con l'NBA, ma addirittura la cover art del tuo mixtape, insomma, ci sei tu vestito ovviamente con una palla in mano, una palla da basket, quindi sei in divisa. C'è molto, cioè c'è questi tantissimo. Due mondi si insomma, sono, per quanto riguarda Peligro per quanto riguarda Peligro sì, sono, vabbè, a parte che c'è un mondo, ma c'è un mondo nella palla, ci sono un sacco di cose in quella cover art, quel mondo che è il mondo, ma è anche il mio mondo, quindi vorrei farti notare come è stato bravo il ragazzo che ha fatto la copertina a pomparmi. Vabbè, ma non l'avevo detto, porca miseria. No. No, adesso non si vedono perché sono coperto, però in realtà ma andassimo solamente in audio sarebbe una figata, però purtroppo no, però è il basket ha sempre fatto parte della mia vita, come come la musica d'altronde. Io gioco a basket da praticamente da quando so camminare e ci sono una serie di valori che la pallacanestro mi ha insegnato, che sono dei valori che io considero universali e che ho deciso di applicare anche alla mia musica, quindi ritorna al discorso dell'allenamento, del non accontentarsi mai dei risultati che ottieni, perché c'è sempre in giro qualcuno che è in grado di fare meglio di te, e quindi ogni volta che tu raggiungi un obiettivo c'è un altro obiettivo da raggiungere. Quando tu batti una squadra forte c'è sempre una squadra più forte che va battuta dopo, e poi c'è anche un insieme di valori legati al sense of belonging, per usare un anglicismo, cioè senso di appartenenza a un gruppo, il senso di appartenenza a una squadra. Io poi sono stato molto fortunato perché venendo da un piccolo paese ho scoperto la realtà della squadra, che è una realtà che è rimasta tale per tanti anni, quindi la mia squadra è diventata la mia seconda famiglia, per cui ha proprio un sapore particolare per me questo sport. Mi piace giocare, mi piace guardare il basket, quindi è qualcosa di indissolubilmente legato a me, assolutamente. Certo, insomma, quindi anche questa parte ci piace molto, ci no? Piace. Il fatto dello sport, porca miseria, ci sta. Vogliamo partire col buonismo, fate sport perché fa bene. Se vuoi, tutte quelle cose. No, assolutamente. Non fumate, non bevete, non drogatevi. Ecco, no, vabbè, se vuoi, insomma, dare anche questi messaggi positivi, perché no? Parliamo invece, insomma, abbiamo detto come scaricare il tuo mixtape, ma come facciamo a venirti a vedere live? Non so che hai qualche data. Sì, ce n'è una a brevissimo. Il venerdì 13 marzo, venerdì 13 Porta Sfiga, ma fate finta di niente. Magari porta fortuna a sto giro. Mi trovate al Dangerous Toy di Cassina de Pecchi, in provincia di Milano, come opening act a Mondomarcio. Ci sono le voci registrate. Sono i fan Esatto. E venite sulle mie pagine social, potete contattarmi per le prevendite, per l'ingresso, e ne vale la pena. Certo. Secondo me ne vale la pena. Assolutamente. Al di là di Mondomarcio, che è un artista che io apprezzo e che mi ascolto sempre volentieri, vale la pena perché c'è un bello show. Stiamo preparando un bello show, quindi sarà da divertirsi. Il consiglio ovviamente è quello di andare a vedere. Noi probabilmente andremo, quindi se volete facciamo anche un pulmino tutti insieme. Ricordiamo quelli che sono i contatti di Peligro. Allora, il sito in primis www.peligro-music.it, il canale YouTube che è youtube.com/peligr@milanese. Peligr alla milanese. Esatto, col GH. Twitter è Official Peligro, per quanto riguarda Facebook invece è peligro.official, ovviamente facebook.com/peligro
Official. Io ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio te per essere stato con noi. Ovviamente l'invito è quello di ripassare quando vuoi, noi ti aspettiamo sempre a braccia aperte. Mi sto affezionando, quindi sei di ci casa. Vediamo il più presto possibile. Assolutamente, in bocca al lupo per tutto. Ovviamente in bocca al lupo per il live. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi ci ascoltiamo Training Camp, appunto, di Peligro. Rimanete con noi sempre qui su Caradio.it, sempre qui